Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. In apertura, come di consueto, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Fondo nazionale per il contrasto dei disturbi alimentari, il dibattito in aula. Sostegno per la reindustrializzazione delle aree interne della Regione Toscana. ARS, gli indirizzi per l'elaborazione del programma dell'Agenzia Regionale di Sanità. Autorità portuale, sì al bilancio preventivo. Dopo giorni di polemiche per i tagli al fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, il ministro della Salute Orazio Schillaci ne ha annunciato il rifinanziamento. Risorse per 10 milioni di euro per il 2024 da destinare alla cura dei disturbi alimentari che solo in Italia colpiscono circa 3 milioni di persone. Prima del rifinanziamento, il dibattito su questo tema aveva animato il Consiglio regionale con l'approvazione di una mozione che richiedeva il ripristino urgente del fondo. Queste le dichiarazioni dei consiglieri raccolte prima della decisione del ministro Schillaci. Purtroppo sta ormai da anni, a dir la verità, ma soprattutto durante la pandemia, ci si sta ormai diffondendo una pandemia silenziosa, che è quella dei casi di anoressia e bulimia e più in generale dei disturbi alimentari. In Italia abbiamo addirittura più del doppio dei casi diagnosticati da prima della pandemia alla situazione del 2023. I disturbi alimentari sono un tema molto serio e penso che debba essere affrontato in questo modo. Negli anni precedenti il fondo stanziato dal governo ammontava a 25 milioni di euro. Di questi 25 milioni, 15 negli anni scorsi non sono stati utilizzati, verranno utilizzati per rifinanziare il fondo. Dopodiché con Fratelli d'Italia, con i parlamentari Chiara La Porta e Fabio Roscani, abbiamo presentato un emendamento alla Camera per stanziare ulteriori 10 milioni di euro e quindi riportare il fondo ai 25 milioni come negli anni scorsi. Dobbiamo tenere conto che in questo Paese il 5% della popolazione è affetta da disturbi alimentari, anoressia e bulimia. Il 5% della popolazione vuol dire che 3 milioni, in stragrande maggioranza donne, sono il 90% delle persone interessate a questi disturbi, ne soffrono. Sono donne in un'età compresa tra i 12 e i 25 anni, adesso addirittura si registrano patologie anche in bambine di 8, 9, 10 anni, con un aumento del 30% di questo tipo di disturbo dopo la fine del lockdown. È una cosa che colpisce perché è estremamente invalidante questo tipo di disturbo per la vita di una donna nella sua fase di crescita, anche per quello che riguarda poi l'aspetto affettivo, la maternità. Ci sono delle questioni regionali che fanno propendere per un mal utilizzo dei fondi rivolti alla bulimia e all'anoressia, in quanto per esempio io tiro fuori uno dei casi della mia zona, Casamora, che pur avendo soltanto 7 persone semi-residenziali avrebbe la disponibilità di 20 posti residenziali, ma per orpelli burocratici questo non è avvenuto, tanto è vero che io ho fatto 2 interrogazioni. A distanza di un anno Estar si è mossa esclusivamente con una determina per cercare partner associati. È stata approvata in Consiglio regionale con voto favorevole all'unanimità una proposta di risoluzione in merito all'istituzione di progetti regionali che abbiano come obiettivo il sostegno alla reindustrializzazione nelle aree interne della Regione Toscana. La Commissione si è sempre mossa appunto nella logica di creare il più ampio consenso, ma anche di dare indirizzi precisi. Noi non pensiamo che le aree montane interne siano solo luoghi di camminate, di borghi, di ben vivere, di storia, di cultura, tutto bene, ma sono anche luoghi dove si produce ricchezza e senza presidi occupazionali questi luoghi muoiono. E noi pensiamo che non ritornerà la grande industria, ma l'attività manifatturiera, sì, questa debba rafforzarsi in questi territori. In questa legislatura abbiamo fatto una scelta molto importante, abbiamo riservato 900 milioni di euro della
programmazione europea destinata alla Toscana per questi territori, per le imprese e per le realtà che operano in questi territori. Noi alla Giunta che cosa chiediamo? Di fare quello che viene fatto anche in alcune aree della Toscana, un'attività di cosiddetta scouting, cioè di ricerca di soggetti imprenditoriali che, viste anche le misure di sostegno messe in campo dalla Regione, facciano attività di reindustrializzazione in questi territori, perché il manifatturiero non può scomparire, non deve scomparire da queste aree e deve collegarsi al turismo e all'agricoltura. Però la montagna non è solo appunto borghi e luoghi da cartolina. Fratelli d'Italia ha partecipato alla stesura di questa proposta di risoluzione, raccomandando al Presidente Nicolai e ai componenti della Commissione Aree Interne di andare comunque ad agio, reindustrializzare quando le aziende delocalizzano dalle aree interne, se non se ne sono già andate, e in alcuni casi già parliamo e sappiamo e conosciamo dalla cronaca la difficoltà a mantenere in equilibrio il settore industriale laddove lo consideriamo invece al sicuro, ci impone appunto di raccomandare alla Giunta una massima attenzione. Perché? Perché tutte le aree interne della Regione Toscana, lo scoprirà la Giunta regionale quando metterà, diciamo, attuazione o metterà a mano, metterà all'opera sul contenuto, laddove si vogliono riportare le industrie servono riportare anche i servizi partendo dalle infrastrutture. Quindi finalmente noi abbiamo aderito, perché sostanzialmente verrà ancora più alla luce come e quando all'interno delle aree interne sia necessario intervenire a 360 gradi, perché non c'è industrializzazione dove mancano strade, servizi, internet e tutto quello che sostanzialmente può essere di sostanziale aiuto a una ripresa industriale. È una risoluzione, ora voi sapete, la Commissione Aree Interne è una commissione diciamo istituzionale che dà delle linee alla Giunta, al Consiglio, per poter risolvere le gravi problematiche che abbiamo nelle aree interne, in particolare nelle aree montane, che sono lo spopolamento, la mancanza di vari servizi e più che altro la mancanza di lavoro, perché senza il lavoro la gente non ci rimane. Quindi con questa risoluzione si spera di poter fare in modo che in alcune di queste aree ci sia diciamo una, chiamiamola, industrializzazione di ritorno, perché alcune avevano delle industrie anni fa che non ci sono più. Basti pensare a Campo Tizzoro, che è stato un danno per tutta la montagna pistoiese, e quindi si spera in questo modo di poter risolvere i problemi delle aree interne montane, in parte almeno. L'elaborazione del programma di attività di ARTS, l'Agenzia Regionale di Sanità, è stata al centro dell'atto di indirizzo presentato dalla terza commissione e approvato a maggioranza dall'aula di Palazzo del Pegaso. Abbiamo approvato l'atto di indirizzo che serve, appunto, poi verrà ripreso da un'ulteriore delibera di giunta e che stabilisce l'atto con il quale si danno le indicazioni sull'attività di ricerca che l'Agenzia Regionale dovrà svolgere in questo anno, cioè nel 2024. Un atto importante che ovviamente va in continuità con l'attività di ricerca che l'Agenzia Regionale ha svolto nel 2023 e che ovviamente riguarda, come tutti i cittadini possono controllare semplicemente collegandosi al sito dell'ARS, dove sono pubblicati tutti i documenti e i risultati delle attività di ricerca, che vanno dai risultati sanitari dei nostri ospedali alle ricerche epidemiologiche, a un lavoro importante che tanti cittadini hanno conosciuto anche durante il Covid. Per noi l'Agenzia Regionale di Sanità è un punto di riferimento fondamentale, perché tutte le decisioni politiche, anche fuori della sanità, ma sicuramente in ambito sociosanitario, si devono basare su dati importanti, strutturati, ben calzati e calati sul territorio della nostra regione, e quindi il lavoro dell'Agenzia è assolutamente fondamentale. Su ARS, diciamo, è un organo molto importante, che in commissione noi abbiamo approvato e quindi poi abbiamo fatto voto favorevole in aula. Anche se ritengo che ARS abbia un compito che ancora noi vorremmo affidargli, cioè questa sanità malata, lo dicono tutti, lo dicono i fatti, non possiamo pensare
che possa essere modificata se non si cambia completamente i paradigmi. Per cui noi vogliamo una sanità basata sul valore. Questo è un ordine del giorno che è stato approvato all'unanimità con l'ultima legge di stabilità, e io ho una mozione in discussione adesso dove chiedo che ARTS si occupi di fare da capofila per studiare come cambiare i paradigmi sanitari da fee for service a fee for value, cioè non più la medicina basata sulle prestazioni ma la medicina basata sugli esiti della cura. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con il voto contrario dei gruppi di opposizione, il bilancio preventivo economico annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 dell'autorità portuale regionale. È stata chiaramente in una situazione molto difficile che noi abbiamo molto a cuore e sulla quale, insomma, ieri mattina abbiamo anche dimostrato, credo, in maniera molto concreta e fattiva l'interesse della Regione per il porto di Viareggio, ma soprattutto per la situazione difficile in cui si vengono a trovare i pescatori, che non abbiamo assolutamente intenzione di abbandonare, anzi stiamo valutando con l'autorità portuale insieme al Comune, insieme anche a loro che abbiamo coinvolto al tavolo tecnico, perché credo sia anche giusto che poi chi sta non sul campo in questo caso, ma direttamente, insomma, vive il mare tutti i giorni, debba essere anche ascoltato e considerato, e questo credo sia un traguardo molto importante. Continueremo a lavorare, monitorare il tema della draga, perché il tema dell'insabbiamento c'è, con finanziamenti anche cospicui, c'è un impegno della Regione importante sull'insabbiamento, quindi ecco, io credo che stiamo andando in una direzione in cui, ecco, il porto tornerà ad essere un porto centrale, perché poi Viareggio è effettivamente una piazza nazionale, è un porto nazionale con un'importanza anche internazionale, e quindi da parte nostra c'è la massima attenzione sul monitoraggio dell'attività portuale, stare vicino ai pescatori e provare a rilanciarlo tutti insieme. Il nostro voto è stato contrario perché per due motivi: di merito, perché non condividiamo molte scelte e molti ritardi che ha accumulato l'autorità, ma anche di metodo, perché portare un bilancio preventivo 2023 quando siamo già nel 2024 segnala che in questa regione c'è un vizio patologico, cioè l'impossibilità per i consiglieri di analizzare davvero e di indirizzare davvero i bilanci degli enti, e questo forse è anche causa della situazione incredibile del porto di Viareggio, per il quale all'interno del piano degli investimenti dell'autorità portuale era previsto già da anni la realizzazione del sabbiodotto, che in realtà non è stato realizzato. C'è stato un braccio di ferro lungo mesi e mesi fra la regione e il comune di Viareggio. La sostanza è che il sabbiodotto non c'è, i pescherecci si incagliano e i pescatori non possono esercitare le loro attività economiche, oltre che costituire un danno di immagine e di funzionalità assolutamente grave per tutte le altre attività. Per questo, come Fratelli d'Italia, abbiamo annunciato di presentare un atto di indirizzo per risarcire i pescatori e tutti coloro che hanno ricevuto un danno da questa evidente mancanza da parte dell'autorità portuale e diciamo di mamma regione, perché non hanno in questi anni garantito ciò che si erano impegnati a fare, cioè un sabbiodotto degno di questo nome che garantisca al porto di Viareggio di poter funzionare e di poter in qualche modo fare economia per la Toscana. Il bilancio dell'autorità portuale, bilancio preventivo 2023, giunge all'attenzione dell'Aula all'inizio del 2024. Credo che basti questo, e lo ha detto anche la Presidente della Quarta Commissione nell'esporre l'atto, per capire quale motivazione sta alla base del voto contrario della Lega. È inaccettabile un quadro di questo genere. Ma l'occasione è stata importante per aprire un ragionamento su quello che sta succedendo a Viareggio nell'immediatezza dei fatti. Il Presidente Gianni è venuto a Viareggio, ma probabilmente è stato un po' frettoloso nel dare alcune valutazioni positive, perché l'insabbiamento del porto di Viareggio, dell'avamporto di Viareggio, stanno assumendo una situazione di tale gravità per cui i pescatori non sono in grado di lavorare. È due mesi e mezzo, per una motivazione o un'altra, che già hanno blocchi di attività e incapacità di lavorare per quanto è accaduto. E quindi è necessario, noi l'abbiamo ribadito anche quest'oggi, nel sopralluogo fatto con la Quarta Commissione, che finalmente si porti a Viareggio una draga in grado di lavorare, perché questa non lavora, come c'è un po' d'onda non può uscire, si liberi finalmente nell'immediatezza
quello che è il canale che normalmente viene usato per poter entrare e uscire dal porto di Viareggio, e si metta in grado di lavorare i pescatori, che hanno purtroppo una situazione di grandissima difficoltà, rischiano con le spese che hanno e con le poche giornate di lavoro che hanno avuto a disposizione di chiudere i battenti. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per averci seguito, Cronache e Commenti torna la prossima settimana.